Beh, sarebbe una follia costruire una casa su un cumulo di sabbia e altrettanto una follia costruire un paese su una scuola che non funziona, un'università mortificata, una ricerca non libera e privata di strumenti. Questa è la follia, ecco perché abbiamo portato un cumulo di sabbia davanti alla regione. È pazzesco pensare che il nostro paese abbia un futuro se oggi non si fanno scelte molto concrete e molto mirate per dare un futuro alla scuola, alle scuole, all'università, per trattenere nel nostro paese le migliori intelligenze, le energie, i giovani che invece sempre più spesso, convinti di questa follia, pensano di lasciare questo paese. Sempre di più nel mondo del lavoro invece c'è bisogno di avere una formazione di un livello superiore che ha nostre spese e questo aggrava ancora di più il rischio di andare sempre di più all'estero. Siamo qui per lanciare un appello a tutti gli amministratori che si candideranno il 6 e il 7 maggio a queste elezioni amministrative del 2012, lanciare un appello attraverso la carta di Pisa che è stata presentata qualche settimana fa a Roma, è una carta che è stata scritta dagli amministratori e da giuristi e da avvocati, una carta che chiede agli operatori, che chiede agli amministratori pubblici di impegnarsi per rispettare alcune regole basilari che nel 2012 non dovrebbero neanche essere più scritte su un pezzo di carta perché dovrebbero essere automatiche, regole che servono per aumentare la trasparenza amministrativa sugli appalti, sulle cariche pubbliche, sulle indennità, sui finanziamenti alle campagne elettorali. Ecco, siamo qui perché crediamo fortemente che l'Italia debba avere una base diversa che è quella che c'è qui dietro su questo camioncino, che è questo ammasso di sabbia. Questo problema dell'edilizia scolastica è un problema che è emerso in questi ultimi anni, ma in effetti ha una radice molto lontana nel tempo. Se noi pensiamo che ancora oggi lo Stato italiano non si è dotato di uno strumento come l'anagrafe scolastica che ci restituisca la fotografia dello stato reale delle nostre scuole, scuole che per un 60% sono state costruite prima del 1974, quindi l'anno in cui è entrata in vigore le leggi per le costruzioni antisismiche, e che oggi secondo il nostro rapporto Ecosistema Scuola per più di un 36% hanno bisogno di manutenzione urgente. È una grande opera pubblica che bisogna aprire nel nostro paese, non tante opere pubbliche inutili ma una sicuramente che riguarda le nuove generazioni e anche la qualità territoriale di un paese. Vedere questo cumulo di sabbia alle mie spalle, ho il cuore che diventa una pietra, che vito è morto sotto le macerie, i bambini di San Giuliano, i ragazzi dell'Aquila. E quindi è un pugno davvero forte nello stomaco, ma siamo qui per dire basta. Un impegno ci deve essere, perché continuano a crollare scuole tutti i giorni. Passa in secondo piano perché non ci sono morti, non ci sono feriti. Succedono di notte o succedono quando gli studenti non sono a scuola. Ma quanto possono essere ancora fortunati questi ragazzi? È ora che lo Stato ci dia delle risposte e che mandi soldi a province e comuni per far sì che le scuole vengano messe in sicurezza. Ma ciò va controllato perché i lavori vanno fatti bene e non sempre all'italiana. La proposta concreta è il DDL che la senatrice Mariangela Bastico ha già depositato in Senato, che raccoglie perfettamente la nostra proposta sulla campagna 8 per 1000 mandalo scuola, e cioè la modificazione del meccanismo dell'8 per 1000 perché il meccanismo sia più semplice, più trasparente e permetta al contribuente italiano non solo di crocettare Stato, ma in particolare Stato e edilizia scolastica, con ciò anche, presumiamo noi, mandando un segnale politico chiaro a questo Paese che le politiche di spesa pubblica che questo Paese richiede sono politiche di spesa pubblica che diano centralità alla scuola, alla formazione e all'università, cioè al futuro stesso dell'Italia.